ci siamo. Giovedì 28 esce nelle edicole insieme al Fatto Quotidiano e in libreria Perché No TAV. È un libro che abbiamo scritto a più mani. Oltre al sottoscritto ci sono Henry De Luca, Marco Revelli, Tommaso Montanari, Luca Mercalli, Angelo Tartaglia, Livio Pepino, Alessandra Agostino, Claudio Giorno, Chiara Sasso e Luca Giunti. E in appendice c'è integrale l'analisi costi-benefici dei professori Ponti e Ciccio, cioè della squadra di esperti chiamata dal Ministero delle Infrastrutture per analizzare i vantaggi e gli svantaggi di quest'opera che dovrebbe collegare due città che sono già collegate sia per i passeggeri dal TGV sia per le merci dalla Torino Modane, e cioè le città di Torino e Lione. Un'opera che, come dice Crozza, è urgentissima da ben 29 anni e che nessuno ha mai costruito, salvo qualche tunnel esplorativo, come si dice, da fini dicitori, geognostico. Un'opera che costerebbe a preventivo oltre 13 miliardi e che in realtà costerebbe 20 o più miliardi, visto le lievitazioni e le varianti in corso d'opera che sono use nelle grandi opere italiane. Un'opera soprattutto inutile. Perché? Perché non ci sono merci per giustificare una nuova linea ferroviaria, perché i passeggeri hanno già la loro alta velocità da Torino da Milano a Parigi con il TGV e quindi non hanno bisogno di nessun altro buco. Questo invece sarebbe un buco, forse il buco più lungo del mondo, 60 km dentro le Alpi, che impiegherebbe un cantiere per 10-15 anni, avvelenando la Valle di Susa, che già per quanto riguarda infrastrutture e impianti inquinanti è piuttosto malmessa. Si sono raccontate una marea, una caterva, una valanga di balle in questi 29 anni per giustificare un'opera che non serve a niente e a nessuno tranne a quelli che vogliono costruirla. E noi le smontiamo una per una, cifre alla mano. Il titolo è un portafortuna. Quando facemmo con Silvia Truzzi il libro Perché No, riferito alla controriforma costituzionale di Renzi, Boschi, Verdini e C, partivamo da zero e alla fine il no vinse il referendum con il 60% quasi degli elettori, e quindi speriamo che Perché No TAV porti fortuna all'Italia, e cioè alla causa del non fare un'opera inutile, inquinante e costosa che bucherebbe le Alpi e bucherebbe soprattutto i bilanci dello Stato e le nostre tasche. Perché No TAV.